Ragazzi, like e l'iscrizione al canale è tutto gratis. L'inter deve essere gratis per tutti gli interisti, per come la vedo io, rispettando le scelte di tutti. L'inter è di tutti gli interisti gratis. Basta un clic, iscriviti al canale se ti fa piacere, altrimenti non sei obbligato, nessuno ti dice nulla, va bene lo stesso, decidi te. Ho visto un po' una trasmissione dove c'era Biasin, dove c'era il direttore di FC Inter 1908, sempre online me l'hanno mandata. Cioè, secondo me, quello che, quello che bisogna capire è che Octri non è una olus Octri non è una olus e Octri ha già detto eh, più volte che non è assolutissimamente interessata alla gestione dell'Inter quando a me, eh, quando sento dire non a me, quando sento dire. Zanga ha due o tre opzioni. Zanga non ha nessuna opzione, a parte i suoi problemi personali e le sue beghe personali, che ce l'ha tante. Zanga non ha nessuna opzione, perché l'unica opzione, possibilità che aveva Zanga era quella di riaprire il rubinetto da, dalla Cina, cosa che non, ha, che non è accaduta. Quindi Zanga non ha nessuna opportunità, non ha nessuna scelta, non può restituire 400 milioni, non ha le garanzie finanziarie per fare nulla e quindi cioè quando sento dire Zang può scegliere può andare, ma la cosa è più mi fa scompisciare dalle risate, aspetta il 2025 il mondiale, cioè ma cosa deve aspettare? Forse non ci siamo capiti. Si dura, fatica a pagare le spese vive. Quando si parla di rifinanziamento che non esiste, poi a che tassi lo vuoi fare di finanziamento? A 18, 20% già l'iter paga 50 milioni all'anno di interessi Interessi, vuoi arrivare a 100 milioni all'anno? Di interessi, quando, quando la gente parla di rifinanziamento, pensa secondo me che gli vengano dati altri soldi. No, rifinanziamento ti rimane tutto com'è e te la spostano più là. Ma mancano i soldi per le spese vive. Come fai a fare mercato? Come fai a tenere una squadra competitiva? Non puoi fare più nulla ormai. E ne parlano anche i direttori di testate. È cioè, a me sembra impossibile non riescono a capire queste cose eh, ho sentito dire, ma sono amici con Octrice, hanno un buon rapporto. Ma Octri non è una Ollus. Oct. A parte che non, è, non è stato possibile. Ma Oktri te li finanziava un 18-19%. Ma, ma siamo matti. Per fare cosa poi? E tutti i pagherò chi ci sono il prossimo anno. Dei giocatori che a pagherò chi li pagava? Zang li pagava. Dai ragazzi. Parlo anche a gente, a, a direttori di, 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 di testate, non giornalisti, direttori che hanno questi siti web, sul ragazzi, ma ragionateci un po' sopra. Il nome di Invescorp? Invescorp è un raccoglitore di soldi. Invescorp è un raccoglitore di soldi, non è un investitore. Hanno fatto un nome di un raccoglitore. Invescorp raccoglie, non investe l'ho anche detto quando è durata a quattro giorni la voce sull'Inter abbiamo 600 milioni, il resto li dobbiamo, li dobbiamo cercare in giro tra l'altro Calcio e Finanza dice che c'è un'offerta da un fondo saudita di un miliardo e tre e poi ci mette Invescorp Invescorp a fare i che? L'ho detto anche oggi nel video Invescorp è un raccoglitore, non è un investitore Invescorp da sola fa quello e fa Ziliacus tra un po'. ma Ziliacus è fino a fatto aveva comprato l'Iteri Reale in Manchester Dov'è è Ziliacus andiamo e via ragazzi su allora io continuo te l'ho detto anche dopo la vittoria sul Milan perché qualcuno mi attaccava eh, ma ho Giuse, ora non dici più nulla trovo, eh, io vincono in Milan faccio la vittoria, è normale sono contento, parlando di calcio e lasciando stare un attimino questo discorso perché io non stappo nulla non festeggio nulla, quando arrivano stappo e festeggio la rosa dell'Inter è, è sicuramente una buona rosa rispetto all'anno scorso ma è, è abbastanza livellata ma è livellata così non mi vorrei mica dire che quelli in panchina sono a livello dei titolari, perché quadrato è a livello di un titolare, un giocatore che ora visto, ha visto problemi fisici, non si allena, è andato in nazionale, si è fatto male, è, è, è a livello di un, un titolare quadrato. Sensi purtroppo si è rifatto male, è, è a livello, ti può dare le garanzie di un titolare, è a livello di un titolare, io lo adoro Sensi, lo sapete, no, Bissecch è a livello di un titolare, no, è inguardabile a livello tattico ancora Bissecch. Viste che lo devi prendere, mettere su un pulmino, mandarlo a Torino da Iuric e riprenderlo fra due anni per renderlo potabile tatticamente Arnatovic a livello di un titolare, ma non penso proprio e a livello di Turam o di Lautaro Martinez, ma non penso proprio è a livello di un titolare dei due che giocano, nemmeno lui. Gente, può dare una mano, ma non solo a livello dei titolari, lo capisci, cosa voglio intendere. Non sono a livello. È una favola che, che l'iter ha una rosa tutta livellata e quelli panchina sono a livello dei titolari. Non è vero. Lo stesso Slani, giocatore che io adoro, ad oggi non è a livello di Scialanoni. Non è a livello dei tre titolari. Deve crescere per crescere, però deve giocare. E ha bisogno di fiducia, capito? Il problema dell'iter: qual è che hai preso Arnato? ora ti dirò una roba fortissima. Mettiti a sedere. Perché a me l'operazione Arnatovic mi ha fatto incazzare? Perché te quest'anno, visto che hai portato Quadrado che hai avuto il coraggio di portare Quadrado a San Siro davanti a tutti gli interisti che lo odiano. Quest'anno sul mercato, anche a me i cardi stanno sui coglioni, ma potevi prendere lui a 15 milioni. Cioè, te con i soldi di Arnatovic potevi prendere un giocatore come i cardi. Sono il primo a cui sta sui coglioni, i cardi, non ti preoccupare, io non lo posso vedere. Però, se porti Quadrado puoi prendere anche i cardi. Eccolo, qua qual era l'acquisto da fare con 15 milioni? Lo portavi a casa e avevi i cardi Turam e Lautaro Martinez. Vuoi ti dire quanti gol avevi con questi tre? Quanti assist? Vuoi te lo dirsi? Sì. E come quarto potevi tenere anche Pio Esposito con questi tre e risparmiavi i ganci Sanchez e l'operazione Arnautovic che è costata 20 milioni in totale. Tra tutto, ecco perché continuo a dirlo. Ragazzi, occhio perché se no mettono pressione sull'Inter. Quelli in panchina sono a livello di titolare. No, classe, io lo so che è un grande giocatore, ma è da scoprire, si deve ambientare, quindi serve tempo. E tra l'altro l'Inter ha un problema, l'Inter ha un problema in difesa, il problema in difesa dell'Inter, pur essendo arrivato un top, perché Pavard è un top, Pavard ha un centrale difensivo solo, uno sull'uomo solo, bravo. L'Inter ha solo un difensore bravo sull'uomo, quei difensori che garbano a me che strappa le mutande ai cetramanti. E purtroppo ha 36 anni, è eh, acerbi. Perché De sull'uomo non è bravo come Acerbi. Sono questi i problemi. Quindi, calma, l'Inter ha fatto un inizio scoppiettante, ha giocato benissimo, però poi dopo va in Spagna e ritorna in piedi per terra. Perché? Perché trovi calciatori tecnici piccoli. Cattivi, maligni che ti mettono in difficoltà. Attenzione, lì rispetto all'anno scorso, ha una buona rosa, ma quelli in panchina non sono assolutissimamente a livello dei titolari. Io, per esempio, a centrocampo confido tantissimo in Klassen e Aslani, davanti in attacco rimangono tutti i miei dubbi, che e te l'ho detto anche dopo la vittoria con in Milan, eh. Te l'ho detto dopo, è eh, perché qualcuno mi dice, Sai, Giuse, ora però della rosa e dici, ti Dio che a me davanti, che le operazioni sono state fatte davanti, a me continuano a non piacermi, anche perché l'Inter quest'anno ha preso quattro giocatori di 35 anni, tranne Sommer, che tra i quali lo sappiamo tutti è fortissimo, però nelle uscite Sommer pecca. Quindi io continuo a dire, ve l'ho sempre detto, l'Inter rispetto all'anno scorso ha un'ottima rosa. Ha una buona rosa, ma smettiamola di dire che quelli in panchina sono a livelli dei titolari. Perché non è vero, ragazzi? Perché poi si va eh, a giocare con il Real Zaragoza e Spagna e ci si sveglia tutti sudati. Con l'Empoli non è una partita semplice, anche quella, non va presa sotto gamba. Sembra che addirittura Aslani venga messo in panchina. Che giochi Celanoglu, che, che, che giochi Celanoglu, si è appena ripreso. Anche lì io avrei insistito su Aslani, ma l'allenatore non sono io, l'allenatore Izzaghi decide lui bisogna essere realisti hai visto Arnautovic l'altra sera Arnautovic ti può dare una mano in campionato una mezz'oretta, 20 minuti Sanchez lo stesso, 20 minuti mezz'ora, ogni tanto ti possono giocare una partita, ma non mi dire che la Rosa è livellata e che quelli che stanno a sedere sono a livello dei titolari perché non è assolutamente vero. Ciao Vite.